Ma io intanto volevo ringraziare tutti i colleghi che hanno manifestato la propria intenzione di candidarsi, perché comunque è un atto, a mio parere, di responsabilità e di generosità nei confronti dell'istituto. C'è poco, diciamo, di onore in senso stretto in tutto questo, ma c'è un grande onere e una grande responsabilità nei confronti soprattutto dei colleghi. Il Consiglio scientifico nasce con delle funzioni molto chiare e può diventare una cinghia di trasmissione importante nell'attività dell'istituto. Tra le cose che, diciamo, dall'istituzione dell'ISPRA ad oggi, un po' per varie cause, non voglio dire che non sono andate perché sarebbe ingeneroso nei confronti dei precedenti consiglieri scientifici, ma che può sicuramente essere implementato e diventare sempre più decisivo nella vita dell'istituto, secondo me c'è proprio il ruolo, la funzione, le attribuzioni, i compiti, l'attività che il Consiglio scientifico, che peraltro è totalmente rinnovato rispetto alla precedente versione, potrà, il contributo che il Consiglio scientifico potrà apportare nella vita del nostro istituto. Non sta a me, peraltro. È una delle poche cose su cui il direttore generale non c'entra, nel senso che il Consiglio scientifico è organo al pari degli altri, è presieduto dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, non svolgo neanche le funzioni di segreteria e non è neanche previsto che io come direttore vi partecipi. È chiaro però che le attese che io ho anche come direttore generale nei confronti dell'attività del Consiglio scientifico sono importanti perché penso che sia appunto una cinghia di trasmissione tra l'attività scientifica, appunto, e poi quella che deve essere conseguenzialmente l'attività amministrativa. E quindi, in quest'ottica, alla luce e in vista della riorganizzazione che finalmente col nuovo statuto ci accingiamo a fare, sembra che ne manca sempre una. Adesso abbiamo lo statuto, ma non abbiamo ancora il presidente, ma insomma, ci arriveremo ad avere tutto. Lo dico a scanso di equivoci perché non è ancora tornato il DPCM di nomine. Mi auguro che la crisi di governo in atto non sia un motivo di ulteriore dilazione, perché poi ci si scherza, però alla fine sono tutti fattori che intralciano le dinamiche amministrative poi normali nella vita degli enti. Una volta che, diciamo, si perfezionerà anche il discorso della nomina del presidente, io credo. Anzi, sono sicuro, che, la riorganizzazione, quindi l'attuazione dello statuto, la nomina per me è avvenuta, la convocazione e il funzionamento del Consiglio scientifico saranno, decisivi nella vita della nostra struttura. Quindi non voglio sottrarre altro tempo, voglio ringraziare anche i colleghi che hanno partecipato. Per una volta, tanto. Diciamo, anche memore dell'esperienza precedente, devo dire che qualcuno di voi me l'aveva sollecitato in qualche modo anche questo incontro di presentazione, ma nel momento stesso in cui era stata definita la procedura di presentazione delle candidature, erano chiusi i termini, avevo già pensato a, diciamo, un momento di presentazione perché mi sembrava giusto che i colleghi condividessero comunque un'idea, una proposta di contributo. Nella consapevolezza che nessuna persona e nessun organo di per sé può essere decisivo, preso singolarmente, ma che solo attraverso il funzionamento pieno di tutte le strutture potremo ribadire, non solo qui dentro, ma anche e soprattutto all'esterno, il ruolo centrale del nostro istituto nella vita del Paese. Quindi grazie ai colleghi che si sono impegnati, che hanno manifestato l'interesse di impegnarsi. Chi di voi ha già fatto quell'esperienza, Elvio Cipollone, può dire di quanto possa essere anche potenzialmente utile questo discorso in prospettiva e portare il senso di una testimonianza. Sono certo che comunque vada, uso uno slogan, sarà un successo, nel senso che l'esperienza, la competenza tecnica, la professionalità, anche l'entusiasmo e la passione dei colleghi che si sono, tra virgolette, candidati. Sono, per quanto mi riguarda, al di là di quello che sarà l'esito, chiamiamolo elettorale, tra virgolette, la garanzia dell'impegno e della qualità di tutto il personale del nostro istituto nella vita,
di ogni giorno. Quindi vi ringrazio, vedremo come andrà questa tornata. A tutti ovviamente un in bocca, a tutti i candidati un in bocca al lupo, con l'auspicio che eletto sarà uno solo, ma gli altri non si sentano minimamente esclusi da quella che sarà la vita dell'istituto e anche degli organi di questo istituto. Quindi buon lavoro, grazie a voi e buona prosecuzione di presentazione. Adesso non ho sentito, ho sentito solo quella di Ciccarese, l'ultima parte, non so adesso poi gli altri colleghi che si presenteranno, ma ho una riunione sulla terra dei fuochi sopra e quindi andrò a parteciperò alla riunione sopra. Grazie. Allora chi è? Claudio Maricchio, chi è? Elvio Cipollone. Elvio Cipollone, prego. Grazie. Peraltro voglio dire, come ormai nelle migliori tradizioni di tutte le assemblee e le direzioni dei maggiori partiti italiani, anche noi siamo in diretta streaming, se non ho idea. Ok, allora salutiamo anche, siamo andati oltre. Abbiamo superato 31, se però magari avesse consentito di votare tutto il resto del personale, proprio per quel discorso che... Questo purtroppo è un problema, tanto allora è un problema che ci siamo già posti, è stato gestito in termini diciamo conseguenziali rispetto alla precedente edizione, vedremo. Vedremo di poterci migliorare nella successiva. Elvio. Grazie.